Привет! В этом видео мы изучаем русский язык по классической литературе. E vediamo subito alcuni verbi che trovi nel nostro testo. Forse il verbo che si usa più spesso nella narrativa in generale è il verbo disse, proprio al passato remoto in italiano e al passato in russo. Nel dialogo che abbiamo preso dal romanzo Le anime morte di Nikolai Gogol, lo trovi già nella prima riga. Сказал. Come sarebbe questo verbo all'infinito, secondo te? Dire si dice сказать. È l'aspetto perfettivo del verbo dire, говорить. Quindi useremo сказать solo al passato o al futuro. Al presente non esiste. Come diresti? Alla televisione hanno detto che ci sarebbe il sole. По телевизору сказали, что будет солнце. Un altro verbo interessante è credere, usato all'imperativo. Поверьте. Поверьте. Creda. Come dice credi, invece, dando del tu? Semplicemente senza le ultime due lettere. Paver. Questo verbo esiste anche senza il prefisso po, e il suo aspetto imperfettivo in questo caso, e sarebbe credere in generale, non solo a questa frase, ma a tutto. Però il personaggio Manilov in quel momento intendeva che si dovesse credere a quella sua frase in particolare, perciò ha usato l'aspetto perfettivo del verbo. Ora c'è il verbo piacere. Nella frase l'idea era piaciuta molto. Очень понравилась такая мысль. Come dici è piaciuta, quindi? Понравилась. Понравилась. Cosa puoi capire dalle ultime due lettere di questa forma? È un verbo riflessivo, come se fosse piacersi, anche se si intende che sia il pensiero a piacere alla persona. Come diresti è piaciuto al maschile? Понравился. Prima togli la desinenza del riflessivo, appunto, poi cambi la desinenza del verbo e poi aggiungi la parte del riflessivo di nuovo, stando attento a cambiare si in sia se serve. Allo stesso modo, come chiederesti? Le sono piaciuti gli antipasti? Antipasti si dice закуски, diventa вам понравились закуски. L'ultimo verbo che studiamo per far accrescere il nostro vocabolario è il verbo proseguire. Qui è al passato. Come lo dici? Продолжал. E come diresti? Io continuo a parlare. Я продолжаю говорить. In questo testo hai visto più volte il condizionale dei verbi. Al contrario dell'italiano, in russo i due modi grammaticali, il congiuntivo e il condizionale, si formano con molta facilità. Ora lo vedrai tu. La frase come sarebbe bello
si dice как было бы хорошо. Mentre la frase non ci sarebbe per me maggior beatitudine, si dice не было бы для меня большего блаженства. In più c'è la frase sarebbe una vita paradisiaca. Это была бы райская жизнь. Hai notato cosa succede con i verbi? Ogni volta il verbo si mette al passato e si aggiunge la particella modale b. Ti ricordi il verbo credere? Pavieriz. Come dici? Io ci crederei. Я бы поверил o поверила. Oppure Я поверил бы, поверила бы. E come diresti? A me piacerebbe, farebbe piacere, un viaggio in Russia. Мне бы понравилась поездка в Россию. Ecco che abbiamo finito di leggere, analizzare e gustare l'episodio che avevamo preso dal romanzo Le anime morte di Nikolaj Vasilievich Gogol. La frase X per la prossima volta è questa. La vita continua a sorprendere. Ti do un piccolo indizio. La preposizione a non si traduce in russo. Passa una bella giornata o serata. Хорошего дня или вечера. Пока. До свидания.